Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Chaos Gaming con una nuova puntata di Shadow of the Tomb Raider. Allora gente, abbiamo trovato finalmente la città segreta dopo le varie prove che abbiamo dovuto superare. Ci è voluto molto poco prima di finire nei casini di nuovo e dover arrivare in questo posto dove effettivamente si dovrebbe celare lo scrigno. L'unico problema è che questo posto è un posto dove si fanno dei sacrifici umani. Quindi, insomma, come potevo non trovarmi qui? Ok, minchia che scatti. Proprio in questo momento... Wow. Un serpente. Ecco cosa cerca la Trinità. Ma sì, lanciamoci senza manco vedere dove va sto fiumiciattolo. Ecco appunto, vabbè. Sì, soffri. Oh oh. Ecco il principino ribelle. Axley! Laggiù, prendetela! Ma l'arco? No? L'arco non va più di moda? Ah no, l'arco effettivamente non va più di moda. Oh 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 oh! Wow. Ah ok, no. Forse non dovevo andare lì. Ma perché sono disarmato? Vabbè. Non facciamoci queste domande, va. Spostatevi! Vabbè, come poteva non venire giù tutto? Insomma... Corri, corri. Dei combattimenti, ho uccisi i maganti. Così? Wow, oh, oh, oh. È rimasto così lui? Ma esattamente e perfettamente in bilico? Cominciano ad essere un po' troppe le cazzate in questo gioco, cioè... Torna a casa di un urato, ok. Torna indietro se puoi. Ucciu ti voleva chiedere qualcosa. Forse un favore. Va bene, cerco di tornare il prima possibile. Ok, aspetta, aspetta. Dov'è? Ah, qui, grande. Allora, un punto abilità disponibile, non importa. Ah, sì, qui è sempre questo. Vabbè. Amen. Vediamo un po' cosa posso fare di bello. Oh, non ho mai visto Ucciu così arrabbiato. Ucciu? Davvero? Cos'è successo? Non dovrei spettegolare, ma lui e Kabil stavano discutendo. Tenevano la voce bassa, ma si vedeva che si stavano innervosendo. Vabbè. Oh, missione disponibile? Davvero? In tutta onestà, ragazzi, non è che sono... estremamente propenso a fare tante missioni secondarie, sapete? Ne farò una giusto tanto così per, ma... Boh. Non ne vedo poi così tanto la ragione. Ah, aspetta, ti passa di qua? In realtà no. Mi sa che la strada è la stessa. Va bene. Oh, cosa c'è lì? Cosa c'è, un documento? Sì.
Yucatec. Variopinta, pipa di ceramica, grazie. Ah, coltello rinforzato. Da che parte è? Di qua. Ok. Io posso vederlo. Tu stai bene? No, Pisco, l'uomo morto, ha preso i miei dadi e nessuno mi crede. Ma è vero! Un morto ti ha rubato i dadi? Sei sicuro di non averli persi? Sei uguale a tutti gli altri! Scusami, hai ragione. Facciamo così, ci starò attenta e se vedo Pisco il morto, vedrò di farmi ridare i tuoi dadi. Che ne dici? Davvero? Mi credi? Non sarebbe la prima volta che parlo coi morti. Mi pare giusto. Murato sarà preoccupata per Ezli. Devo dirle che lo hanno catturato. Un po' sì. Oh, nonostante l'abbassamento delle... Io ho abbassato leggermente la grafica, ragazzi, ma nonostante questo... Non... Aspetta un po'. Cos'è il mercante questo? Ah, no. Oppure non posso... Non posso parlarci col mercante? Perché? Ah, da qui devo... Ok. Non ti conosco. Che ci fai qui? Dove hai preso quella tunica? Mi è stata data da un Uratu. Oh, sei l'ospite della regina? Non volevo offenderti. Ti prego, perdonami. Nessun problema, tranquilla. Come posso aiutarti? Vediamo un po'. Allora, Beh, oddio. Tutto sommato potrei anche. Adesso... Sì, gli vai. Dei ci arridono. Sì, sono molto felice. Oh, potenziamento coltello. Ah, che cacchio. Torna quando avrai qualcosa da offrirmi. Aspetta, vendiamo un po' di roba. Oro. E la miseria. Figo. Ci arridono. Vediamo un po', c'è qualcos'altro che posso dare? Piante stoicismo. Ma vabbè. Ok, però in compenso adesso ho un sacco di pezzi d'oro, quindi posso comprare questo. E posso anche comprare questo. Ecco a te. Torna presto. Grande. Scusa, io il coltello rinforzato ce l'ho. Adesso. Grazie. Porca miseria, allora, io ho fatto un po' di abbassamento di dettagli grafici, ma ancora non basta. Dannazione. Oh, nonostante la bella bestia di computer che ho, gestire Tomb Raider a livello quasi ultra e la registrazione a 60 frame e a una ottima qualità, purtroppo non ce la fa. Che peccato, dannazione. Va bene, comunque, dove eravamo rimasti? Ah, sì. Facciamo questa secondaria, va. Un Uratu sarà preoccupata per Ezli. Devo dirle che lo hanno catturato. Sì, ho capito, ho capito. Allora, dov'è la strada per andare su, però? Che stress. Ok. Mi sa di qua, giusto? Parliamo con... Mia moglie sta molto male. E non è la sola. È una malattia portata dagli stranieri. Qualcuno dovrebbe fare qualcosa. Vabbè. Convinto te. Ah, qui posso andare dritto per dritto. I reietti leggono nella mente degli dèi. Datemi. Eccolo lì. Scusami. Mi vedi? Finalmente qualcuno vede Pisco. Sei morto anche tu, Ishiki? Tu devi essere Pisco il morto. Sono Pisco, servo degli dèi. Piacere, Lara. Lara. Bel nome, Lara.
Non sei morta? Neanche tu? Invece sì. Dovevo essere sacrificato da bambino. Mi hanno portato su una montagna. Hanno compiuto il rituale, ma... Ma sei sopravvissuto? Solo il corpo. Per la mia famiglia e i miei amici sono morto. Vivo delle offerte che mi vengono lasciate. Un bambino sostiene che tu gli hai rubato i dadi. Teki è figlio di un nobile molto arrogante. Voleva a tutti i costi giocare d'azzardo e ha perso. Non ho molte cose, ma quei dadi li ho vinti onestamente. Ma se vuoi, ce li giochiamo. Ti va di fare una partita? C'è qualcosa che accetteresti in cambio? Parla a 5 persone emarginate. Ascolta le loro parole e dimmi perché Teki ha perso. In cambio ti darò i dadi. Oh, che palle. Si può fare? Ma davvero la missione è questa? Ah, parla con 5 emarginati. Poi tra l'altro che cosa diavolo vuol dire? Onorato sarà preoccupata per Ezli. Devo dirle che lo hanno catturato. Mi sa che non posso ancora, vero? Non riesco a capire. Va bene, ok. Devo parlare con 5 emarginati esattamente. Come faccio a capire quali sono? Non è dato saperlo. Va bene, allora. Quello che posso fare è... Ah, ok. In quest'area. Ci siamo quasi. Mia moglie sta molto male. E non è la sola. Forse devo parlare con lui. È una malattia portata dagli stranieri. Qualcuno dovrebbe fare qualcosa. Un capibara bianco. Gosh. Salve. Sei un reietto? Sì, Shiki. Salve. Ho sentito che parlavi di un capibara bianco. Oh, non era solo. Ce ne sono molti. Pisco mi manda da coloro che sono stati emarginati. Sei un cacciatore? Ora sì. Prima ero un contadino, ma quella vita non faceva per me. Mi sentivo in trappola, obbligato a vivere secondo doveri e aspettative della mia famiglia. Alla fine ho rinunciato e ho scelto la mia strada. E il responsabile sarebbe un capibara bianco? No, Ishiki, era un branco. Hanno devastato i miei campi di notte, calpestando tutto. Ma non li ho fermati, li ho solo guardati. Mi hanno dato un'idea, un intero branco di capibara bianchi. E se gli dessi la caccia? Se potessi dire addio per sempre ai campi? E l'hai fatto? Mai presa decisione migliore. Mio padre mi ha disconosciuto e ha dato la fattoria a mia sorella, ma va bene così. Ora sono un cacciatore. Mi chiamano Paimo il Bianco. Grazie per la storia interessante, Paimo. Grazie, Ishiki. Va bene, però... Ah, capibara... Ah, mi dà pure delle informazioni... Ah, va bene, dai, tutto sommato non è poi così... senza senso tutto questo. Forse. Ok. Qui però come faccio a passare? Salve, Ishiki. Magnifiche bestie, i lama. Così mansueti. Anche i guanaci selvatici nella giungla adorano essere accarezzati. Gli dei approvano. Grazie. Informazioni fondamentali. Ok. Onorato sarà preoccupata per Ezli. Devo dirle che sì, lo hanno catturato. Sì, ho capito, ho capito. Che figata. Potenziamenti permanenti sono una delle cose che preferisco. I componenti di una radio? Qualcuno ha smontato questa vecchia ricetrasmittente. Forse stava cercando di capire come funzionasse. Da che parte sono? Oh, è sparita la missione secondaria. È svanita. Ma davvero? Sentite un po'. Tipo anche basta. Questa è una missione veramente noiosissima. Tova, ultima chiacchierata con anche lei. Anche dalle tue parti i giovani sfidano l'autorità, Ishiki. Credo sia normale quando si cresce. Ci si ribella.
Sono nei guai? No, le guardie si arrabbiano quando tirano i sassi, ma da piccoli anche loro lo facevano. Ehi! Ok, ok. Da che parte devo andare? Dov'è? Non riesco a capirlo del tutto. Oh, no. Per la miseria. Ah, no, invece sì, mi sa che devo proprio passare il ponte. No, invece no. Lo devo passare dopo il ponte. Grosso sto villaggio, però. È fatto piuttosto bene. Anzi, cioè, è fatto proprio bene. Cioè, porca miseria, graficamente sta veramente poco da dirgli a sto gioco. Un urato sarà preoccupata per Ezley. Devo dirle che lo hanno catturato. Sì, scusa. Oh, guarda qua. Cosa ho trovato? I nuovi metodi agricoli introdotti dal culto di Kukulkan non hanno fatto che danni. Prima sono scomparse le colonie di api. Poi sono andati distrutti i raccolti di cacao. La terra è così rovinata che ci cresce soltanto il mais. E gli steli sono troppo esili. Dobbiamo fare qualcosa, o Paititi subirà una tremenda carestia. Ok, ok. Oh, dai che ci siamo. Finalmente. Un urato! Hanno catturato Ezley. Lo so. Lo tengono nella caserma. Stiamo pensando a un piano. Non sono riuscita a salvarlo. È un guerriero. Che cos'è? È una chiave. Dovrebbe appartenere al Tempio della Montagna. È accanto a dove lo tengono prigioniero. Lo scrigno di Ishel è collegato alla caserma. È per questo che il culto occupa il tempio. È difeso bene. Dobbiamo entrare senza che ci scoprano, in silenzio. C'è un'altra strada? Ce n'era una, alla miniera di sale, ma è danneggiata. È pericoloso. Magari potrei tentare. Potresti. Alla fossa sacrificale ce l'hai fatta. Non entro lì da quando ero una bambina. Ma se non mi sbaglio, la caserma è all'interno di una fortezza. Se riuscirò a infiltrarmi da dietro, cercherò di aprire un varco per te. Libereremo Ezley e cercheremo lo scrigno. Io penso a mio figlio. Tu cerca lo scrigno. Ok, decisamente adesso iniziano i fuochi d'artificio, mi sa. Senti, c'ho delle armi a parte... No, eh? Perché non ho più le mie armi? Forse perché sono dentro il villaggio, mo vediamo. Ok, allora, io vorrei andare diretto, ragazzi. Non so voi... Jonah, dovrei essere quasi alla miniera. Secondo Uju è ai piedi della montagna. Ha mandato avanti un ribelle per aprire un varco. Grazie. Ok, grande. Vabbè, sono giusto un paio di cose. Questi vasi cerimoniali di ceramica sono usati per conservare birra di mais o cicia. Il fondo di questi urpu è normalmente a punta, per aiutare a versare il contenuto in recipienti più piccoli.
E questo? No, eh? Non ne capisco il significato. Non ci siamo, va bene. Non importa. Procediamo, va. Trovato. Tempio della montagna. E vai che si parte. Dovrò fare attenzione. Oh, ecco, appunto. Ok, dai, procediamo. Cos'è questo? Ci sono. Un'Uratu se n'è andata con Akan. Sarà pronta quando aprirai il passaggio. Ok, grande. Va bene, ho preso il punto abilità. Immagino non ci siano a disposizione altre... Vabbè. No, mi dispiace. Non c'ho proprio voglia di potenziare quella pistola lì. Che cazzo? Perché? Per l'amor di Dio. Delle volte non riesco a capire come... Opla. Sono sulla strada giusta. Direi di sì, ragazza. Però non vorrei perdermi delle cose utili. Attenzione. E shipal giuco so okwautan tak belamma. Maukatuyan tu scutati kuba le kushul makobo. Oksahola le nono. Vale misbalu belal. Yankoxik tu yole kukulkan lebejo. Minja. Minma. Jan impactik. Lejela mautstintani. Misbal yan tu kutbir. Kukul. A posto. Visto? Ah. Grazie, grazie. Molto gentili. Ah, c'ho tutto al massimo. E qua non c'è un tubo di niente da vedere, va bene. Balon,
Dovrei esserci ormai. Ecco l'accesso che devo aprire. Apri il grande cancello. Dai. Chi è che posso attaccare? Dai, ma ci sarà pure qualcuno, no? Tutti rossi? Questo è visto da chi, scusa? Sono un cazzo di idiota, non pensavo assolutamente esplodesse. Ma proprio nella maniera più assoluta. Chi cazzo ci pensava? E che cazzo. Ma perché è rosso? Vabbè, frega niente. Da vaffanculo. Perfetto. Ok, senti un po'. Wow, 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 wow. Corri, 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 corri. Senti, vieni qua. Che ne dici di questo? Oh, aia. Piacciono? Ora devo aprire l'accesso. Contenti adesso, vaffanculo? Ok. Ma quando mi è esploso il barile in faccia, porca miseria. Forse il meccanismo della porta è in cima a quel muro. E zitta un attimo, sì, dai, sto solo esplorando per trovare delle cose utili. Ok, allora, vediamo di capirci qualcosa. Beh, tanto per cominciare c'è ancora della roba in giro. È parecchia roba in giro. Ok, allora, il meccanismo di apertura dovrebbe essere in cima da qualche parte, no? Vediamo di salire e vedere un po'. Ah, però... Minchia. Così? A prima botta? Senza esitazione?
Kuni Shokol! Galampil! No! Madre! Muchu! Portalo fuori di qui! Cosa ha deciso di sacrificarsi? Davvero? Dannazione, va bene. Jonah! Come sta, Ezri? Bene, l'hanno liberato, ma Unurato è stata catturata. Nonno, tu stai bene? Sì, vado a cercare lo scrigno. Non so quanto tempo mi ci vorrà. Fai ciò che devi fare. Grazie. Che figata. L'occhio del serpente, eccolo lì. Mamma mia. Senza parole. Sono questi i momenti in cui sono felice di non aver calato i dettagli grafici. Purtroppo in piena città o in momenti concitati o con un sacco di esplosioni purtroppo me ne pento, ma... Ok. Grazie. Non c'è più. Forza. Ok. Beh, pensavo di aver fatto una minchiata, ragazzi, ve lo confido. Adesso le pigli queste cose, eh? Va bene. Vabbè, quello non mi serve davvero a un tubo. Prosegui. Prendi giusto un po' di aria adesso. E adesso prosegui. Devo dire che è tutto molto lineare qui. Cos'è? Cos'è? Ah, una piuma. Scorgere un tempio laggiù. Cenote. Ok. Nuovo campo base? Figo. Ok. Ho fatto catturare Unurato. Cosa ne farà di lei, Dominguez? Finché avrà bisogno dello scrigno, la lascerà vivere. Ok, ho appena visto... sì, inganno del serpente. Fighissimo, fighissimo. Facce furtive, tessuto e veleno. E subito dopo, ciò, bagliore del serpente... E i razzi bengala bruciano i nemici privi di corazza e accecano i nemici circostanti per alcuni secondi. Che bello. Ok. Un punto abilità non mi serve assolutamente a niente. Ma magari sono fortunato. Oh, bene.
Edi, qualcosa si può fare? Ah, e però nient'altro. Ok. Mi sta bene così. Sì, un solo punto abilità disponibile, perciò direi che mi posso anche accontentare, effettivamente. Che figata. Va bene, ragazzi, io direi di interrompere qua. Siamo al campo base e sta per iniziare qualcosa di grosso, quindi preferirei davvero rimandarla alla prossima puntata, che tanto non vi preoccupate, come sempre sarà domani. D'accordo, ragazzi? Quindi, per oggi è davvero tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie, e qui sotto in descrizione trovate tutti i link ai miei social e tutti i link per supportare il canale. D'accordo, ragazzi? A presto!